Station Wagon, un po' SUV, un po' Gran Turismo, è il nuovo concept presentato da Volkswagen in anteprima mondiale alla vigilia dell'apertura del Salone di Los Angeles. Si chiama ID Space Vision, quindi è il settimo concept della famiglia ID. Si basa chiaramente su questa nuova piattaforma MB, che è la piattaforma della ID 3, la produzione appena iniziata in Germania, quindi piattaforma MB per vetture elettriche, perché il futuro per il gruppo Volkswagen è elettrico. Da qui questo investimento di 65 milioni proprio in e-mobility e digitalizzazione. Questo concept, dicevamo, coinvolge un po' quelli che sono i canoni del design di un SUV e di una station wagon tradizionale, perché, come ha spiegato il capo del design Klaus Bishop, visto che le vetture tradizionalmente erano costruite attorno ad un motore tradizionale, adesso invece, essendo progettate per una propulsione elettrica, così si ha nuovo spazio proprio per le idee, per una nuova architettura. Anche il fatto stesso che proprio anche la posizione di guida è più rialzata, trattandosi di auto a batterie. Tutto molto curato, un concept che deve unire un design molto elegante all'efficienza e alla funzionalità, vettura che ha anche una grande personalità anche proprio nel look, al primo impatto con queste luci a LED integrate nel grande fascione anteriore, poi le luci, i gruppi ottici posteriori a tutta lunghezza, questo colore bianco perla a contrasto col nero proprio per renderla ancora più elegante, e anche l'interno è all'insegna dell'ecosostenibilità. I sedili sono in una nuova pelle, un materiale particolare che si chiama Apple Skin, quindi una pelle ottenuta dal riciclo delle mele, e tanti investimenti nella digitalizzazione, cruscotto digitale sottilissimo dietro al volante e grande schermo a sbalzo sul cruscotto. Studi sull'aerodinamica, perché è fondamentale per quanto riguarda le vetture elettriche, proprio per garantire una maggiore autonomia, che in questa vettura supererà i 550 km.